Buongiorno, benvenuti a Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Nel sentire comune, il disegno tecnico, ad esempio quello dell'architetto, e il disegno artistico vengono considerati due attività distinte. In realtà, da sempre, sono due attività complementari, due modi diversi di approcciare un problema simile, quello di creare delle forme dando loro un aspetto di originalità. Questo è ciò che ci dimostra l'esperienza di Eric Serafini, un pittore nato nel 1962 a Les Mureaux, località nei dintorni di Versailles, e residente da tempo a Correggio. L'idea di fare pittore si manifesta già da bambino, quando, nel collegio dove studia, vive un'esperienza inebriante, avere a disposizione una intera biblioteca di libri d'arte. Poi, però, pur studiando in modo sistematico i segreti della pittura, la necessità di conciliare passione e lavoro lo induce a 20 anni a trasferirsi a Torino per frequentare architettura della carrozzeria. Gli esordi della sua attività si svolgono in una carrozzeria che gestisce i clienti personali dello stesso Enzo Ferrari, anche se, bisogna dirlo, è il grande Luigi Chinetti nel 1984 a predirgli un destino d'artista. Per 9 anni il suo compito è di riprogettare automobili prestigiose per clienti altrettanto prestigiosi. Accanto alla progettazione, però, non dimentica la pittura. Realizza ritratti di auto che trovano immediato successo presso gli stessi collezionisti di auto di lusso. Dopo 9 anni di lavoro, la Bugatti lo chiama per un progetto di rilancio del marchio e lui si lascia attrarre. L'incarico dura 2 anni, al termine del quale, pur continuando a lavorare nello stesso settore, sente l'esigenza di un cambiamento. Dal punto di vista artistico, perciò, i suoi interessi si allargano alla figura umana. In realtà sta integrando ed approfondendo ciò che già lo interessava da ragazzo, la copia degli antichi alla ricerca di soluzione dei problemi di tipo tecnico. Per lui il problema fondamentale è la sfumatura, il cambio di intensità tonale del colore. La figura chiave su cui si innestano le sue riflessioni adesso è quella del grande fotografo Eduard Steichen. Secondo Serafini, la sua vicenda è emblematica. Mentre da una parte, con la celebre Galleria 291 di New York, aperta in società con Alfred Stieglitz, Steichen si era fatto promotore di un'idea dell'arte che mirava alla distruzione dell'immagine classica, dall'altra, come fotografo, prima come esponente del movimento pittorialista e poi come fotografo di moda, non ha fatto altro che servirsi di quella stessa classicità. Steichen, perciò, rappresenta ai suoi occhi un paradosso. L'immagine classica, scacciata dai santuari dell'arte contemporanea, è stata da lui messa al servizio di una funzione divulgativa, soprattutto in qualità di direttore di Vogue e di Vanity Fair. A metà degli anni 90, Serafini prende la grande decisione di dedicarsi completamente alla pittura. Adesso ha ben chiaro quali sono i principi su cui impostare la sua ricerca. Prima di tutto, copiare le immagini fotografiche di Steichen, ma anche di altri, e rinunciare completamente all'invenzione di nuove forme. Rinunciare al tratteggio e al disegno preliminare per affrontare la tela direttamente col colore, normalmente bianco e nero. Abbandonare i pennelli per avere un rapporto più diretto e fisico con la tela. Questo punto è fondamentale per Serafini. La sua è una tecnica a levare, nel senso che prima stende una mano di olio e pigmento e poi, con gli stracci e con le dita, realizza l'immagine prescelta, dando infine gli ultimi tocchi di luce col bianco. L'estetica di Serafini, in un certo senso, può essere definita vintage pop. Infatti, come un pittore pop, si appropria delle immagini di dominio pubblico e le ripropone sulla tela, sulla tavola. Alle stesse immagini, però, cerca di far fare un percorso inverso rispetto allo scopo per cui sono nate. Cerca cioè di dar loro dignità artistica, dando loro il calore,
l'aura tipica delle opere d'arte della tradizione classica. L'opera che vi propongo riprende una delle foto più celebri di Steichen, realizzata nel 1925, che rappresenta l'attrice Ina Claire, vestita da Louise Boulanger, nell'opera teatrale di Friedrich Lonsdale, The Last of Mrs. Cheney. Secondo il suo stile, Steichen realizza un'immagine chiaramente ispirata ai modi e ai temi della classicità, in questo caso l'immagine di una donna che si guarda allo specchio. Con la sua tecnica, Serafini conferisce alla stessa immagine un tocco di morbidezza e di preziosità apprese dallo studio degli antichi. È un'opera elegante, un tassello importante della ricerca di Eric Serafini, volta a sottrarre le immagini dalla banalizzazione e dal consumo insaziabile a cui le sottopone la nostra civiltà. Anche per oggi ho terminato, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Arrivederci.